Poi vi do una notizia importante. Io ti dico che la Bibbia è uno dei libri più tradotti, più rimasto uguale che abbiamo. No, no, no. Qui ti invito. No. Il Corano è per... No, nessuno sta dicendo. No, io non prendo un altro. Non prendo un altro. Sergio, non sto prendendo. No, è un tema sul quale potete andare avanti 6 giorni, 6 mesi, 6 anni, non sarete mai d'accordo, perché sulla religione ci si divide immancabilmente. È un disegno preciso. La religione, un'invenzione creata dall'uomo, diventa paura collettiva. By Luca di Canal 104 Plus. Vi siete mai posti la domanda perché la religione è così potente? Perché fa leva sui vari meccanismi? Il principale è la paura. La paura ha creato gli dèi, come dicono molti antropologi e sociologi. L'uomo ha bisogno di trascendenza, cioè l'esigenza di andare oltre l'ambito delle cose direttamente sperimentali. La vita umana è dominata da sensi del limite tipo cognitivo. Ci rendiamo conto che la capacità di capire il mondo, gli eventi, noi stessi e le proprie esperienze è molto limitata. Quindi ci poniamo continuamente interrogativi e misteri ai quali non sappiamo dare risposta. Pragmatico. Siamo consapevoli di non avere pienamente sotto controllo la nostra vita e il nostro futuro, ma dipendiamo da forze superiori. Morale. Non agiamo solo in vista dell'utile, ma teniamo sempre conto del fattore bene e male, del giusto e ingiusto. Molte volte però le procedure morali non si rivelano molto soddisfacenti. Se analizziamo la storia passata, le credenze religiose degli uomini primitivi si basavano su sogni. Supponevano che esisteva un animismo, cioè un'esistenza materiale e una spirituale, un corpo e un'anima. Quindi la religione avrebbe avuto una funzione rassicurante, fornendo conforto, illudendo di controllare attraverso la divinità ciò che per loro era incontrollabile. E se si riflette sul discorso, è assolutamente vero. Tutte le religioni credono ad entità soprannaturali. Ognuna di loro la identifica sotto forma di forze o esseri, che possono essere spiriti, fantasmi, dei, angeli, il diavolo tentatore e via dicendo. In base a ogni religione si ha un sistema diverso per interagire con questi esseri. Il più diffuso è quello della preghiera, ritenuto un dialogo con la divinità, che può essere silenziosa, recitata, a voce alta, pubblica, eccetera. Nella preghiera questa divinità viene glorificata, ringraziata o supplicata per interessi personali. L'altro modo più diffuso è il sacrificio. Consiste nell'offrire alla divinità cibo o bevande, fiori, oggetti di valore, la vita di un animale o addirittura di un essere umano. Se analizziamo bene la cosa in tutte le religioni, c'è la paura della punizione eterna. Con questa paura condannano tutti quelli che non la seguono. E al contrario, le promesse della vita eterna, una sorta di posto bellissimo dove solo i meritevoli vanno dopo la morte, il quale a seconda della religione viene chiamato paradiso o con altri nomi. Ma il dubbio sorge quando vediamo che le religioni, chi più chi meno, fanno affari e accordi con i governi, ma ancor peggio quando le stesse religioni sono al governo, come in alcuni paesi del Medio Oriente. Purtroppo le religioni hanno sempre creato luoghi comuni difficili da estirpare. La paura indotta fin da piccoli, che poi è quella su cui fanno leva tutte le religioni, è la morte. Questa paura ci rende vulnerabili e ci condiziona totalmente da qualsiasi scelta o pensiero adottiamo, ci rende schiavi e limita la nostra lucidità mentale. La conseguenza di ciò è la limitazione nella percezione della vera realtà. Per capire quanto è potente questa macchina chiamata religione, pensate solo che buona parte della popolazione mondiale fa riferimento a qualche tipo di religione. Alla fine del 1900, quasi l'80% della popolazione mondiale dichiarava di avere una fede religiosa. Ancora oggi l'astensione, l'indifferenza o il rigetto della religione
resta un fenomeno di minoranza che interessa una minima parte del mondo. Basiamo e viviamo la nostra vita su teorie, credenze, visioni di altri che la maggior parte delle volte non sappiamo nemmeno se siano esistiti veramente. La Bibbia, il libro sacro su cui si basano moltissime religioni, è il libro più manipolato al mondo. Nessuno sa la sua vera origine né il suo vero significato. Ogni religione va professando che la sua è quella vera. Ma queste cose non vi fanno riflettere? Ma chiunque di voi ha mai visto un'entità spirituale? Ha mai visto tornare dall'aldilà un vostro caro o un vostro amico? Vi siete mai chiesti perché sono centinaia o migliaia di anni che non si ripetono più eventi quali miracoli eccezionali, risurrezioni o la nascita di questi salvatori del mondo? E perché tutte professano la pace e la fratellanza e poi si sgozzano e fanno guerre tra di loro coinvolgendo il popolo credente? Penso che siano state create per dividere, manipolare, creando delle storielle o delle fantasie adottate per manipolare le persone, facendo leva su sentimenti, paure e dubbi. Potremmo elencare centinaia di motivi senza senso su cui si basano tutte le religioni, tutte in contraddizioni l'una con l'altra, l'una contro l'altra. Tutti quelli che vanno professando una religione o credo non potranno mai gustare il dono meraviglioso che ci è stato donato, la vita, con un unico scopo, quello di essere felici. Chi è o chi non è, o del perché ci ha donato la vita, non lo sapremo mai su questo piano terreno. Ma la certezza è che non c'è nulla di vero di tutto ciò che viene professato dalle religioni. Focalizzatevi sulla vostra vita e sul presente. Il resto sono solo distrazioni.